coinvolgere i cittadini, coinvolgere la base, quello che noi chiamiamo il 5 Stelle, la base, in questo che è un importante progetto, cioè praticamente quello che sarà il futuro della sanità toscana. Il referendum abrogativo di questa legge per noi è un modo di coinvolgere i cittadini che si devono rendere conto, perché spesso è il sistema che non vuole far rendere conto loro che ciò che è deciso in regione toscana è dirimente per tutto quanto verrà fatto poi all'interno delle amministrazioni e degli enti pubblici, in primis la sanità, perché non dimentichiamo che la sanità coinvolge l'80% del bilancio regionale. E la sanità è un servizio, la sanità non è una cosa. La sanità deve rispondere a delle richieste che vengono fatte da una parte debole della popolazione. Dall'avvento di Renzi si è passato il concetto di cui riforma sia necessariamente rivoluzione, sviluppo positivo. Quindi qualunque cosa, dovunque venga detto che c'è una riforma, ci si aspetta automaticamente che ci sia un cambiamento positivo. Non è così, i cambiamenti possono essere negativi. Quindi è una forzatura quello di pensare che dal momento che ci sarà una riforma, perché è necessaria una riforma, come diceva Satti, ci sono delle inefficienze, ci sono dei problemi nella sanità, ma non sarà questa legge che, come è stato detto, è stata fatta in breve tempo, in una maniera tale che richiede e che prevede un accentramento dei poteri sotto l'egida della politica, bene, non sarà questa riforma a cambiare la vita dei cittadini, non sarà questa riforma ad abbreviare le liste per quanto riguarda l'esame, ad esempio. Non migliorerà il numero dei posti letto, anzi saranno tagliati. Mi dovete dire una riforma che prevede tagli di posti letto. Un esempio su tutti, a Volterra c'era un solo posto di animazione. La riforma, o meglio, l'azione che è prevista per questa riforma prevede il taglio di quel posto di riannazione in un presidio periferico come Volterra. Domani chiedetevi, quando un turista nella stagione estiva si dovesse trovare ad affrontare un'emergenza, che risposta riceve dal servizio dell'eccellenza che è la Toscana. L'eccellenza sì, noi siamo l'eccellenza della Toscana ed è grazie agli operatori. L'altro giorno era a Cesarello dove c'è stato un allagamento. Se non fosse stato per gli operatori, per gli infermieri, per il personale tecnico, anche per gli amministrativi, non saremmo rientrati in poche ore da questa emergenza. Ma quella struttura nuova, che è quella di Cisanello, nuovissima, fatta allo stato del latte, come mai non ha retto alla prima emergenza di bomba d'acqua? Ci sono state date delle motivazioni, e dalle motivazioni abbiamo capito che il problema è il progettuale. Quindi, per qualunque cosa riguardi la sanità, non dobbiamo andare a morte, non dobbiamo andare sugli operatori, non dobbiamo insistere, non dobbiamo bombardare o cercare di fare pressione ulteriore sugli operatori che già ne ricevono. Dobbiamo andare a morte significa una riforma sanitaria, una riforma che in tutto ammazzerà ulteriormente quello che è il servizio sanitario cittadino. Ed è per questo che noi abbiamo chiesto il referendum abrogativo, li vogliamo coinvolgere questi cittadini che ogni giorno dal pronto soccorso alla residenza sono coinvolti. Un'ultima nota che voglio dare, noi abbiamo presentato la proposta di legge regionale sull'accelerazione delle procedure per lo svolgimento dei referendum regionali, quindi con la modifica alla legge 62/2007 in data 17 luglio, ancora questa è protocollata, presentata per la commissione il 17 luglio, siamo ai mesi di settembre, non è ancora stata calendarizzata e presentata. Si cerca, laddove si cerca di fare gli interventi per modificare quelle che sono le loro intenzioni, che sono chiare, si insabbia, non si procede. Per altre cose vi assicuro di questioni ben più banali, tipo ad esempio il gonfalone, che sembrava di fondamentale importanza della gestione della regione toscana, che queste cose si è proceduto subito e anzi in seconda commissione siamo già in fibrillazione per capire questo gonfalone come dovrà essere fatto, come dovrà essere strutturato tutto. Beh, dal 17 luglio questo referendum già c'è ancora lì in cassetta, aspetta di essere calendarizzato e ne è discusso, scusate. Quindi noi siamo vicini ai cittadini, siamo vicini al comitato e a queste persone che veramente si stanno impegnando al massimo per tutti voi, per tutti noi siamo qui cittadini, è questo che si deve sapere. Non è quello che sta facendo Rossi, ci sono delle aziende dietro a Rossi, c'è un sistema dietro al quale girano molti soldi, dietro quei soldi, come ha detto un famoso magistrato, sapete bene chi era, seguite i soldi, seguirete e troverete la linea del malaffare e della criminalità. Noi li seguiamo non perché vogliamo trovare la criminalità, ma perché vogliamo capire come indirizzare questi soldi, perché la sanità è una cosa che ci guarda troppo da vicino. Poter permettere a pochi dirigenti sotto le, che